acquisti manga e fumetti di tutta estate 2022. Sono tanti, quindi non riesco a sollevarli per farveli vedere qui in anteprima. In ogni caso, ora ve li mostro tutti uno per uno. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, lettrice di manga, lettrice di fumetti. Oggi acquisti manga e anche acquisti fumetti. Vabbè, lasciamo perdere. Di solito faccio i video acquisti più letture. Stavolta ho deciso di dividere le due cose, quindi ci sarà anche il video letture, ma credo che arriverà verso fine settembre, insomma, aspetto un po'. Comunque comprenderà anche le letture di settembre, quindi intanto accumulo ancora più roba. Per quanto riguarda invece il video di oggi, partiamo con i fumetti occidentali, che sono proprio pochi, così poi ci lasciamo tutti i manga subito dopo e ve li mostrerò non in ordine di target o di genere, andrò proprio così. Me li sono posati qui, li prendo uno alla volta, li vediamo. Apro prima una piccola parentesi, cioè che sì, siamo a settembre, tutto riparte, l'estate finisce. Si ritorna a fare video. Io in realtà non ho smesso per tutto agosto, quindi se vi siete persi i video di agosto, mi raccomando, passate a dare un'occhiata sul canale, vedere cosa è uscito. Adesso sono sotto esame, quindi questo per me è un periodo critico. Vi porterò una rubrica diversa nei prossimi giorni, vi porterò qualcosa di nuovo che ho studiato apposta per questo periodo. Non significa che cambierà il tema del canale, insomma. È una cosa momentanea, la testiamo insieme, poi si ritorna con le recensioni, ovviamente. E partiamo con i fumetti occidentali, vi dicevo. Il primo che ho recuperato è stato Primo Amore. È edito Il Castoro, non ho mai preso niente di questa casa editrice, però sono capitata in Feltrinelli e avevano questo volume e io l'avevo visto su Instagram, spammato ovunque, e finalmente ho avuto l'opportunità di prenderlo, perché sennò io non mi ricordo di comprare le cose. Se si tratta di manga, le vedo e mi ricordo. Se si tratta di fumetti leggermente più di nicchia, è un altro discorso. Quindi sono contenta di averlo trovato. Questo mi è costato 18 euro e contando che è un volume, proprio un volumone pazzesco, ci sta un sacco, pensavo peggio. Un'occhiatina ai disegni, comunque si tratta di un BL. Credo, no, sono molto curiosa di leggermelo, appunto non l'ho letto e poi quando lo leggerò vi farò sapere. Ditemi intanto se l'avete già letto magari anche voi. E anticipo subito che tutte le cose che ho già letto, tra quelle che vi mostro oggi, ve ne parlo oggi, mentre quelle che non ho letto torneranno appunto nei video letture, quindi non perdetevi anche quelli. Ho fatto un recupero da una casa editrice italiana, Darkzone, e avete visto il mio spacchettamento perché ho fatto un video short per mostrarvelo. Il recupero consiste nei primi due archi narrativi, se così vogliamo chiamarli, della serie Honey Venom di Spectrum. Tutto è iniziato con la lettura di due volumi, anzi tre, tra i più recenti pubblicati per questa serie, e che poi mi ha spinta a voler recuperare anche il resto, insomma, andando con ordine. Ne parleremo nel video letture e poi vi farò una recensione, un video con il mio parere man mano che li leggerò. Questi appunto non li ho letti. In ogni caso, questa è la primissima, e si chiama Honey Venom, La casa della sventura, volume 1 e volume 2. In sostanza, Honey Venom è questa ragazza qui, che è una strega, e il mondo che ci viene raccontato in questa serie è qualcosa di estremamente interessante e sorprendente, almeno per me lo è stato. È un fumetto che si allontana totalmente dalla mia comfort zone, riguarda appunto le streghe, ci sono uccisioni, torture, cose, scene esplicite. Vabbè, insomma, non pensavo mi sarebbe piaciuta una cosa così, nel senso non me la sarei cercata da sola. Mi è capitato di avere l'occasione di leggere qualcosa, appunto nel video letture ne parleremo meglio. Devo andare avanti con la lettura. Gli altri due volumi sono questi, si tratta di Beach Witch, volume 1, e l'ultimo, il volume 2. Poi la serie prosegue, intanto io ho recuperato questi. Venivano a prezzo pieno 15 euro l'uno, però con gli sconti della casa editrice li ho recuperati a 9 euro. E ogni tanto fanno questi sconti, quindi dateci un'occhiata se siete interessati. In più, raga, si tratta di volumi cartonati, ma pazzeschi, cioè, adoro. Sono rimasta molto molto colpita dall'edizione. È decisamente una lettura per un pubblico adulto. Parlando con l'autore mi ha detto di sorvolare su eventuali
imprecisioni stilistiche in questa prima parte della storia, quindi La Casa della Sventura, perché è di diversi anni fa, però la storia di Annie Venom comunque continua, sta continuando con altri archi narrativi, appunto ne riparleremo. Questa qui che si vede in queste pagine è Elise, che è la ragazza di Annie. Niente, non li ho letti, però sono molto curiosa di scoprire di più su questi personaggi. Poi piccolissimo passaggio ai manhwa per poi passare ai manga, vi dicevo che sono la maggior parte degli acquisti. Ho recuperato i numeri 2 e 3 di Honor Off, con il 2 c'era anche il cofanetto. Questi due li ho anche letti, venivano, vediamo, 11,90 euro il numero 3, mentre il 2 13,90 proprio perché c'era il cofanetto insieme, immagino. Li ho amati e mi sono buttata ad acquistare il quarto, che ancora non ho letto, però sono troppo curiosa. Honor Off è una serie BL che mi sta piacendo moltissimo. C'ha delle parti che proprio mi divertono un sacco ed è una continua sorpresa. Quindi adesso in questi giorni mi leggerò il quarto perché non resisto. Passiamo ai manga e il primo che vi mostro è il volume 1 di Ma che sfacciato. Edito Planet veniva 3,99 euro per questo prezzo lancio. Si tratta di uno shoujo. Io lo conoscevo già perché tantissimi anni fa l'avevo trovato in scan e mi ero letta qualche capitolo, quindi mi era rimasto. Insomma, questo qui sarebbe Namaiki Zakari per chi bazzica sulle scan o sui siti che riportano i nomi originali dei manga. Niente, non mi ricordo assolutamente niente di questo manga. Sono contenta che sia arrivato, vi darò le mie prime impressioni, penso, in un video. Il poco che mi ricordo è che il ragazzo gioca a basket e lei forse fa la manager, perché siamo in una scuola superiore e quindi abbiamo questo contesto. Vedremo, quando l'avrò letto ne parleremo. Intanto ditemi se state seguendo anche voi la serie. Comunque, la gioia nel vedere che arrivano anche da Planet degli shoujo. Io super contentissima. Altro recupero per Planet, un recupero che ho fatto su Vinted. Non ve l'avevo ancora mostrato, quindi lo vediamo qui. Mentre c'è qualcos'altro che ho comprato e ve l'ho fatto vedere nel video in cui vi parlo della mia esperienza di acquisto su Vinted. Ho fatto uno spacchettamento, vi ho mostrato i miei acquisti. Quindi qualcos'altro che non vedete qui lo vedete in quel video. Questo qua invece, questo recupero che vi mostro adesso, mi è arrivato i giorni dopo. E forse l'ho appena recensito, avete già visto il video. Vabbè, in ogni caso si tratta di Il marito di mio fratello. Due volumi, due bei volumoni proprio. Se non sbaglio, appena ha avuto o sta per avere, insomma, è stata annunciata una nuova edizione di quest'opera, che a questo punto io vi consiglio perché l'ho apprezzata un sacco. Vi rimando il mio video per scoprire di più. Comunque, veramente top. A giugno sono stati promossi diversi manga con temi barra coppie piuttosto LGBT e c'erano insieme dei braccialettini. Vabbè, insomma, mi sono aggiudicata i braccialetti perché ho recuperato tipo tutto, non proprio tutto, però andiamo con ordine. Il primo che mi è capitato sotto mano e che non ho ancora letto, ma sono molto curiosa, è Runaway with Me Girl numero 1. So che è già uscito il 2, la serie si completa in 3 volumi, forse 4, insomma, sono indietro, però quando lo leggerò vi farò sapere cosa ne penso. Sono molto curiosa, questo è un GL, uno Yuri, se vogliamo usare questo termine magari più conosciuto. Veniva a 6,50 euro, edito Star Comics, e insieme c'erano anche delle cosine che adesso vi mostro. Intanto ecco qua i disegni. Insieme c'erano le cartoline, intanto vabbè, questo era appoggiato sul retro del volume. Le cartoline, eccole qui, abbiamo questa, questa e questa, e dietro sono così. E poi ho il segnalibro che non era con il fumetto, credo no, perché è un pochino più alto del fumetto. Insomma, me l'hanno dato in cassa, immagino. Insomma, il fumetto era impacchettato, quindi il segnalibro non poteva starci, a rigor di logica. Vabbè, insomma, sono contenta, mi piacciono un sacco i segnalibri. Altra novità di quel periodo per la Planet, stavolta, Sorairo Flutter, il volumone che li contiene tutti i 3 volumi originali di partenza della serie. L'autore è lo stesso di My Son is Probably Gay, e quando si tratta di questo manga, io parto un po' scettica, nel senso che avevo letto la versione precedente. Praticamente è stato ridisegnato da un altro autore, sì,
C'era una versione precedente, io ero rimasta sconcertata nella lettura. Aspettavo uscisse il benedetto terzo volume per avere un quadro completo. Prima di parlarvene, la casa editrice che ce l'aveva, italiana, non l'ha mai pubblicato, non l'ha ancora pubblicato. Insomma, bene che sia uscita la versione nuova, lo leggerò e vedremo. E vedremo cosa ne penso. Ho già visto che il disegno è più carino, quindi potrebbero essere stati limati quegli aspetti che non mi piacevano e magari hanno sistemato qualcosa anche nella storia, tipo, io questa ragazzina non me la ricordavo. Vabbè, comunque vedremo. La storia dovrebbe parlare di questo ragazzo, il protagonista, questo bambino viene da dire, ma so che ci sono dentro delle cose che fanno capire che sono ragazzi in realtà, ok? Va bene, questo ragazzo, il protagonista, che scopre che il compagno lui è gay e tutte delle varie situazioni che succedono. Vabbè, lo leggerò e vi dirò. Fatemi sapere se l'avete già letto, cosa ne pensate voi. Comunque veniva a 15,90 € ed è veramente un volumone super consistente. Poi ho recuperato uno shoujo della Magic Press, solo un volume, sono indietro anche in questo caso, lo so, stiamo parlando di L'inganno di Freya numero 2. Ero lì lì per prendermi anche il terzo e il quarto, però alla fine ho deciso di andarci un po' con calma, leggerò prima questo e poi andrò avanti. Il primo è stato molto sorprendente, possiamo dire, ve ne ho parlato in un video. Mi aspetto i traumi anche da questo volume. Va bene, quando avrò il coraggio lo leggo. Un'occhiatina ai disegni. Veniva a 6,50 €. Vi rimando al mio video per scoprire qualcosa in più. Comunque uno shoujo storico, diciamo. E abbiamo altri recuperi di giugno a tema LGBT. Quindi questo è un volume unico che mi è stato caldamente consigliato da Leila Marmottina, oddio non mi ricordo come ti chiami su YouTube visto che hai cambiato nome diverso tempo fa, insomma Simona, Simona me l'hai consigliato tu, mi sono decisa a prenderlo, me ne ha parlato bene anche Sue, la mia amica che con me gestisce il team Prismini e quindi l'ho preso. Boy Meets Maria, volume unico della Star Comics, giusto? Sì, al prezzo di 8,90 € e non l'ho letto. Non l'ho letto, quando lo leggo ne parliamo, sì, lo ripeterò per tutto il video. Insieme c'era questa cartolina. Va bene, grazie. C'era anche senza, volendo, ma costava uguale. E quindi l'ho preso con la cartolina. Ed ecco uno sguardo ai disegni. Poi ho recuperato il manga di Until I Meet My Husband. Ho preso solo il manga perché so che i romanzi non li leggo, cioè li compro e li lascio lì per mesi e quindi fa niente, è andata così, se cambio idea comprerò anche il romanzo. Fa niente. Volume unico, sono molto curiosa, so che si basa su una storia vera, è un BL, è la storia di un attivista gay giapponese. Il prezzo è di 7,50 €, sono molto contenta che sia arrivato da noi. Ma che carino il disegno! Va bene, sarà un'altra delle prossime letture. Ho preso anche il primo volume di Boys Run the Riot, mi interessa moltissimo. Qui si parla di identità di genere perché abbiamo una ragazza che in realtà si sente un ragazzo, quindi abbiamo un tema nuovo, insomma, non si sta solamente a parlare di BL e a parlare di GL, ma abbiamo qualcos'altro. Sono molto contenta, lo leggerò e vi farò sapere. Veniva 7,50, volendo c'era anche insieme al cofanetto. Cofanetto che poi conterrà tutti e tre, se non sbaglio, i volumi della serie. In ogni caso io ho scelto di prenderlo senza. Non ho sentito il bisogno di prendere il cofanetto. Non so se il cofanetto aveva poi un volume dalla copertina variant o era sempre la stessa, nel caso magari ditemelo voi. E non so nemmeno quanto costava. Io sono soddisfatta così, non l'ho letto e niente, ne parleremo. Quando l'avrò letto sicuramente ci farò un video. Insieme mi hanno dato anche il poster che vabbè, raffigura la copertina, non ve lo apro adesso, poi vedrò dove attaccarlo, sono molto conte. E mi hanno dato anche i braccialettini, perché tipo con ogni acquisto a giugno fino a esaurimento scorte dei volumi della collana queer, le novità immagino, c'erano questi braccialettini. Uno è Love is Equality, mentre l'altro è Love is Love. Questo qui me ne avevano dati due perché ho fatto i mega acquisti e quindi l'ho regalato, però sono super contenta, sono
sono super carini. Finalmente ho recuperato sempre per Star Comics e Sign of Affection, il primo e il secondo. Questo shoujo carinissimo che finalmente arriva anche da noi. Anche questo l'ho conosciuto un sacco di tempo fa sulle scan, quindi io mi sono fermata e ho sperato fortissimo che arrivasse. È arrivato. È uno shoujo con la protagonista che è sorda e dovrebbe essere, da quanto ricordo, una cosa estremamente carina. Quindi bello, bello, bello. E lei e il ragazzo vanno all'università, perciò non è la solita storia scolastica shoujo. Il volume 1 dietro aveva questo, che proteggeva questo qui, il blocchettino per prendere appunti, tutto bianco così, no? Volendo potevo acquistarlo anche senza, ma costava uguale. E allora l'ho preso. Finalmente ho trovato Monotone Blu, cioè più che altro finalmente è uscito, perché mi sono precipitata abbastanza in fretta a prenderlo. E bello, cioè no, non l'ho letto, però non l'ho letto, già sto dando per scontato che sia bello, no? Sì, in realtà sì. Questo è edito J-Pop, l'autore è Nagabe, questa è la copertina senza fascetta. È un BL con gli animali antropomorfi, tipo Wisdoms, dello stesso autore di cui vi ho parlato in un video. Ma io mi aspetto molto di più che in Wisdoms, non lo so, sono veramente curiosissima di leggerlo. Veniva a 6,90€, mi sa che non vi ho detto i prezzi di altre cose, va bene, ops, andiamo avanti. Per fortuna c'è Anime Click che dice i prezzi dei volumi, questi sono i disegni. E anche questo credo che sarà una delle prossimissime letture, perché sono troppo curiosa. Comunque è un volume unico. Un recupero che finalmente ho fatto, è comunque una novità di quest'estate, ma io non lo trovavo da nessuna parte, ok? È stato Cupid Shock, il cofanetto, fatto così, di lato è uguale e poi così. Ho anche il poster che mi hanno dato tempo prima ancora e appunto non lo trovavo. Ero pronta a ordinarlo su Nerdream, ma alla fine sono passata in fumetteria e l'ho trovato, quindi ok, per ora va bene così. Il cofanetto si apre in questo modo, il solito cofanetto super simpatico della Star Comics. Contiene una cartolina, tra l'altro complimenti perché è stata tagliata veramente benissimo, non so se si nota la precisione del taglio. E poi contiene due volumi della storia, Cupid Shock appunto e Cupid Shock Chase. L'autrice è Minta Suzumaru, di cui sono già usciti due volumi, se non sbaglio, sì. Di almeno uno vi ho parlato nel video sui BL volumi unici che consiglio. In ogni caso il cofanetto veniva a 13€. Quando fanno i cofanetti così non c'è la possibilità di acquistare anche i volumi singoli per non avere il cofanetto in giro, però fa niente, col cofanetto hai già tutto, ci sta. Un'occhiatina ai disegni, sono quelli dell'autrice che già conosciamo, se abbiamo letto le altre sue opere, vabbè, non l'ho letto, sono curiosa. Altro BL, Sasaki e Migliano, della Planet. Primo volume, è uscito almeno il secondo, perché l'ho visto da qualche parte. Questo veniva a 7€. Ed è un volume estremamente sottile che si legge in modo molto molto veloce. Non vedevo l'ora di trovarlo per leggermelo, ero super curiosa, so che c'è anche l'anime ma non l'ho visto. E ne parliamo in un video, facciamo così. Poi ho ripreso a leggere Skip Beat perché avevo due volumi da parte. E ho amato, perché io amo Skip Beat, cioè è ovvio, è scontato, e quindi mi sono fatta un recupero. Non li ho tutti perché ne mancava uno, allora mi sono fermata. In fumetteria non ho trovato il penultimo uscito praticamente, almeno nel momento in cui sono andata in cerca. Ho recuperato dal 9 al 14 di questo shoujo edito Magic Press. Costa 6,50€, non so più parlare, scusate. Uno shoujo ambientato nel mondo dello spettacolo, che è uno spettacolo, fa ridere, adoro, adoro totale. La protagonista è qualcosa di assurdo. E se cercate una lettura divertente, è qualcosa di pazzesco, quindi sì, Skip Beat si ama. Non vi faccio vedere tutte le copertine, passiamo al prossimo, che è l'ultimo manga recuperato per quest'oggi. Love from the Other Side, sempre di Nagabe, così ho tutto di Nagabe, non l'ho ancora letto e sono curiosa. Questo è edito J-Pop, prezzo di 11,90€, un volume bello grosso di questo formato qui, che
come Wisdoms, probabilmente, non lo so, non li ho confrontati. Mi era stato consigliato caldamente da uno di voi e niente, lo leggerò e vi farò sapere. E questi erano tutti i miei recuperi di tutta estate. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete recuperato o letto qualcosa di questo che vi ho mostrato io senza farmi spoiler. Presto arriverà il video letture, presto arriveranno nuovi video, uno a settimana, poi in realtà vi porto anche uno short a settimana perché mi sto divertendo molto a realizzarli, quindi sarà un periodo un po' così perché sono sotto esame, devo pensare ad altro, non a fare video, ma dei video escono comunque, anche se un po' diversi. Continuate a seguirmi per scoprire di cosa si tratterà. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere qua nei commenti mettendo mi piace, condividendo eccetera eccetera. E detto questo, io vi saluto e vi ricordo che mi trovate sempre qui con un prossimo video.